di 23, ieri domenica ho cessato il digiuno, ho cominciato a mangiare un poco, sia per motivi sanitari, perché mi girava troppo la testa e si era abbassata troppo la pressione, sia perché la richiesta del digiuno era la verità, ho fame di verità, cioè che se ne discutesse. E se ne è discusso. Devo dire che in questi 20 giorni non si era mai parlato tanto di un problema così urbanistico come prima, non se ne è mai parlato tanto. Pagine intere di giornali, persino il settimanale del patriarcato, due pagine, una la voce a noi che discutiamo in parte, una la voce a Micelli che lo sostiene, insomma, e anche le televisioni. E poi la manifestazione di sabato che ha, diciamo, chiuso in bellezza questi 20 giorni di lotta che sono stati intensissimi. Oggi in consiglio e domani 24 vediamo se hanno capito i consiglieri, molti hanno capito, ma bisogna vedere se il risultato sarà questo. Il punto vero dove si verifica se c'è la svolta è il quadrante di tessera, ma non solo per ridimensionarlo, per eliminarlo, ma per non permettere a Marchi dell'aeroporto di fare lo scambio, di dare al comune i 105 ettari che lui ha comprato e avere in cambio i 27 ettari che il comune possiede da tanti anni e su cui non ha ancora voluto fare lo stadio, perché Marchi lì su quei 27 ettari vicini all'aeroporto, più vicini, vuole farci la seconda pista, 700 ettari, 3 km e mezzo, che arriva fino a Altino, fino agli scali archeologici. Quello è il vero punto in cui si verifica se è cambiato qualcosa. Io sono Davide Scano, ambientalista a Mestrino, e sono qui per chiedere al Consiglio Comunale che faccia un passo indietro sul PAT del Comune di Venezia. Il PAT deve essere radicalmente modificato perché ci sono troppi errori, troppe visioni vecchie all'interno del PAT. Si prevedono numeri incredibili per l'alberghiero, per il commerciale, per la residenza, quando e si tratta di numeri totalmente fuorvianti e rispetto alla realtà, rispetto ai fabbisogni concreti della popolazione e delle imprese. Si prevede inoltre di fare un nuovo polo urbano a Tessera, e questo non può far altro che provocare danni ambientali, naturalmente per il suolo che viene consumato, ma anche danni economici al tessuto economico esistente, perché inevitabilmente ci sarà uno spostamento, uno trasferimento di imprese, uffici, professionisti verso il nuovo polo urbano, e naturalmente con desertificazione e impoverimento di Mestre e Marghera, cioè le città vere esistenti. Per dare corpo a che cosa? Per dare corpo a un non luogo, cioè a una città avulsa da quella che è la realtà vera urbana, e questo purtroppo solo per favorire delle speculazioni immobiliari di bassissimo profilo. E non si aspettano altro che i terreni agricoli con la votazione del PAT aumentino di valore. Questo è quello che si aspettano talune persone. Noi ci aspettiamo che un PAT nel 2012 sia un PAT che risponda alla richiesta di riqualificazione degli spazi urbani dismessi, obsoleti, è pieno di strutture obsolete, di uffici e case. Noi dobbiamo fare quello, non dobbiamo occupare nuove aree agricole, ma dobbiamo riqualificare gli spazi che ci sono, anche eventualmente con agevolazioni fiscali, con premi di cubatura. C'è il piano casa attualmente in vigore, e quindi non c'è bisogno di fare queste previsioni assurde che purtroppo il PAT attualmente prevede. I cittadini sono molto attenti, perché li abbiamo avvisati di quello che sta succedendo, e noi gli riferiremo poi anche come hanno votato i consiglieri comunali rispetto ai vari emendamenti che sono stati presentati e messi e offerti a tutti da parte delle associazioni. Nel nostro sito www.grilliveneta.org
avrete, sarà messa a disposizione questa documentazione e poi naturalmente ci sarà il momento della firma delle osservazioni e penso, spero, che tutte le associazioni, come anche noi stessi, andremo in piazza a far firmare i cittadini, quindi Piazza Ferreto tutti i sabati pomeriggio al gazebo per firmare le osservazioni e spingere comunque il sindaco e poi la presidente della provincia Zaccariotto ad accogliere queste osservazioni e modificare il patto. C'è un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno fatto la, la ex casetta del custode della sede della pianificazione dell'Università di Pianificazione del Territorio Palazzo Tron sul Canale Grande a Venezia, la sede di urbanistica appunto per cui siamo legati a temi territoriali, in questo momento alla lotta contro questo piano di assetto del territorio. E come mai questa lotta per il piano di assetto del territorio? Perché da una logica complessiva della città che non ci convince, non ci piace e non vogliamo, nel quale al centro ci sono ancora grandi opere, grandi cementificazioni, soprattutto nella terraferma. E per quanto riguarda invece il centro storico di Venezia, quindi della sua laguna, continua nell'appoggio di questa vocazione turistica come unico elemento di sviluppo, diciamo così, che sviluppo non è, dei territori lagunari. A Tessera si pensa di fare un quadrante di 105 ettari, cementificazione, ben oltre i 24-27 ettari della variante del 2004, si pensa di fare arrivare il treno ad alta velocità confermata a Tessera, si pensa di far partire la sublagunare, quindi la metropolitana subacquea, verso l'Arsenale e in un secondo momento verso il Lido di Venezia, Chioggia e qualsiasi altra follia venga in mente a qualche governante di turno.